Agaressio, piccola città proprio sul confine con la Liguria, e come avevo già fatto prima gli do il benvenuto, però non voglio solo essere io a dare il benvenuto, ma vi faccio dare anche il benvenuto dal nostro for president della Prolocco, che è quello che ci segue da tutta la nostra manifestazione, Fazio Claudio, un applauso. Io vi auguro un bel soggiorno a Agaressio. Ho visto che avete un'agenda da rispettare con dei tempi, e vi ringrazio dal nome di tutti e continuate la giornata, e spero che la polenta o il pranzo e la visita della parte diciamo più caratteristica di Agaressio vi piaccia, vi gradisca questa visita da parte vostra a noi. Grazie. Voglio invitare qua il vice sindaco di Santo Stefano a Mare, San Lorenzo a Mare. Volevo più che altro ringraziare gli amici di Agaressio per questo invito, specialmente Giampaolo, adesso il presidente della Prolocco più conosciuto, e poi voglio ringraziare i nostri, la professoressa Alice Procopio e il nostro poeta Demo Martelli, che grazie a loro questo evento diciamo ha avuto successo. Abbiamo fatto per 3 anni a San Lorenzo al Mare le poesie con il Museo della Poesia di Agaressio che ci raggiungeva. Quest'anno siamo venuti noi a Agaressio. Speriamo di riuscire a invitarvi il prossimo anno, di fare, diciamo, all'incontrario, venire giù voi a San Lorenzo e ospitarvi giù. La giornata mi sembra bellissima, c'è un folto numero di poeti. Noi non siamo poeti, vi staremo a sentire volentieri. Vi ringrazio ancora e buona giornata. Grazie. Intanto vorrei che si recasse anche la professoressa vicepresidente Procopio, che consegniamo, il presidente della Prolocco consegna. Sono piccole cose, però sono cose importantissime. Mi raccomando, c'è una bella maglietta grande dove dice che Agaressio è il più bel paese del mondo. Buongiorno, io ringrazio tutti per questa iniziativa meravigliosa. Come diceva il nostro vice sindaco, sono 3 anni che noi a scuola abbiamo iniziato con i ragazzi il percorso della poesia, poeta in classe, e i risultati che abbiamo raggiunto sono stati ottimi, abbiamo vinto diversi premi e i ragazzi poi in modo particolare sono stati coinvolti proprio con la loro sensibilità e hanno mostrato di raggiungere degli obiettivi e dei risultati che noi non avevamo nemmeno pensato potessero essere così buoni. Abbiamo una rappresentanza perché è domenica e perché i miei ragazzi hanno seguito il percorso per 3 anni, ma da domani andranno alle superiori, quindi non siamo riusciti a metterli insieme tutti coloro che hanno fatto il progetto, però c'è una bella rappresentanza che poi vedrete, sono anche molto bravi. Io ringrazio veramente il Comune di Agaressio, la Prolocco, i nostri poeti Giampaolo Canavese e Demo Martelli, che quando venivano a scuola per le varie iniziative hanno sempre riscosso veramente con i ragazzi un successo incredibile. Credo che siano delle figure che non dimenticheremo mai nel corso della vita. Ancora grazie a tutti, è una giornata veramente stupenda. Noi arriviamo da Imperia, abbiamo portato un po' di sole, un po' di mare, e poi, come ha detto il nostro sindaco, speriamo di ricambiare. Grazie, grazie. Un applauso al consigliere comunale che sta arrivando. Grazie Franco. Ringrazio tutti voi di essere venuti a Agaressio a festeggiare la festa della montagna, e con la festa della montagna ci mettiamo dentro anche la festa della poesia. Festa della poesia che Paolo la fa sempre grande, nel senso che tutte le volte che fa una manifestazione c'è sempre un numero numerosi, la partecipazione di gente che arriva da fuori e quindi che fa conoscere il nostro paese, e dovrebbe essere da parte dell'amministrazione molto più elogiato. Va bene così. Comunque ancora grazie, divertitevi a girare, a conoscere il paese, e speriamo di rivederci presto. Io chiudo lì così sono velocissimo, E adesso un applauso forte 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 per Demo Martelli, che è un po' l'anima della nostra iniziativa. Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
L'anima, l'anima da in un certo senso sì, perché ho iniziato laggiù a San Lorenzo andare appunto a parlare un po' di poesia con questi ragazzi delle medie. Però l'idea è sempre stata di Giampaolo, perché lui aveva già iniziato qui a Garessio a fare questo programma. Per cui io ho soltanto seguito il suo insegnamento, sono andato lì e ho cercato di fare il mio meglio, e infatti si è iniziato un pochino così per scherzo, tanto per vedere come andava a finire, se i ragazzi erano invogliati a ascoltare o a scrivere qualcosa. Poi ci siamo accorti invece che è interessante, si sono interessati veramente, hanno chiesto ancora delle informazioni, e allora a questo punto la cosa si è capovolta. Non è che noi volevamo coinvolgere loro, ma loro hanno coinvolto noi. E per questo bisognerà continuare anche i prossimi anni, e infatti abbiamo già progetto da iniziare dal prossimo anno, dalla prima alla terza media. Abbiamo già qualche nuovi, futuro, perché questi hanno fatto già la terza, poi li perderemo, ma li perderemo come scuola, però so che saranno sempre a contatto con noi e chiederanno sempre informazioni e consigli se ne hanno bisogno. Ringrazio tutti e adesso sentiremo qualche poesia, perché quello lì è forse quello che ci interessa di più. A noi poeti. Bravo, bravo, bravissimo. La montagna. Guarda le cime conficcate in cielo che bucano le nubi della pioggia per farle lacrimare goccia a goccia. La luna che di fianco a lei si appoggia con i suoi raggi lievi come un velo, intiepidisce l'aria della notte. Profumata di pini e di mughetto si avvicina, e con la voce mossa, come sa di essere bella e provocante, mostra le curve, le segrete grotte, le valli, le cascate sul laghetto. Guarda la cima come si ricama di neve, e di tanto in tanto vola, sparisce come un magico prestigio tra le nuvole bianche si confonde. Sulle rocce, sui rami e sulle fronde la neve brilla ai riflessi del sole per far battere il cuore a chi la ama. Dai un applauso a Antonio Russo. Bravo. Viaggio verso la libertà. Mi svegliai nelle prime luci dell'alba, pronto per viaggiare verso la libertà, unito a mille uomini, fratello di ognuno di loro, tutti spronati da un unico desiderio, unire la patria. Lucia Garibaldi. Libertà. Libertà, una sola parola per descrivere il grande sogno di questo mondo. Libertà di sognare un mondo migliore, un paese libero di vivere. Libertà di ricominciare con dignità, con la voglia di stare meglio, uniti nella libertà. Bravo. Lucia Palestra. Bravissima Lucia Palestra. Allora, con questa poesia qui, bisogna dirlo, che ha vinto il primo premio al concorso appunto alla Fiera del Libro di Imperia del 2009. Seduta sullo scoglio accanto a te. Seduta sullo scoglio accanto a te, osservo il luccichio del sole, che si riflette sullo specchio del mare, pieno di guizzanti pesci argentati. Mi tuffo negli abissi più profondi e nuoto tra vastità marine. Seduta sullo scoglio accanto a te, osservo il tuo sorriso, che si riflette sul mio viso, pieno di gioia. Mi tuffo nel tuo cuore e scopro i sentimenti più profondi. Il dolore che c'è in te lo nascondi col sorriso, ma guardandoti negli occhi capisco che sei triste. Cercherò di aiutarti a ritrovare la felicità. Poi dopo c'è Anna Maria Grasso. Sì. Brava Anna Maria.
Ecco che sta arrivando benissimo. Adesso a te il microfono. Alla scoperta dell'identità. Ora che ti ho conosciuto davvero, ho visto in te una nuova identità, forse più ricca, forse più nuova, forse la tua, per come sei, per come vuoi apparire. Non cambiare mai. Ora che ho scoperto chi sei, voglio chiamarti fantastico. Brava, Maria! Piace a chi pino. Bravo, bravo. L'ultimo tuo gesto. È in quel letto che hai lasciato un tuo ricordo, il tuo ultimo respiro, le tue ultime forze, la tua ultima lacrima, il tuo ultimo dolore. Ti porterò sempre nel cuore, anche se ora non sei qui vicino a me, so che ci sei. Bravo. Questo testo, con le poesie che hanno fatto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato mandato anche dal mio preside, che oggi rappresento, al Presidente della Repubblica, che ci ha inviato una lettera con i suoi complimenti. Quindi complimenti ai ragazzi, alle loro famiglie, a Demo Martelli e a tutti i poeti che ci hanno permesso di essere qua. Grazie ancora, una bella cosa comunque. Primo dimenticato, per l'emozione. Una bella cosa. Ecco, chiudiamo ancora per quanto riguarda Demo Martelli e i ragazzi, dove Demo Martelli è un inno a Garessio, vi leggerò una poesia su Garessio. Però dovete fare una piccola prova, chiudere gli occhi e sentire Demo quando vi legge la poesia, in maniera che voi sapete di essere un posto fatato che è Garessio. Sì, Chiudere gli occhi. In omaggio a Garessio. Garessio, scrivo per una città che non mi apparteneva, dove i borghi, spennellati sopra il verde di una conca, profumano di calcina dentro i muri di pietra antiche di scalpello. Protetta dalle montagne a cintura che le mani dei millenni hanno forgiato, dalle cui giunzioni si innalza la luce del mattino e il balsamo del mare si respira. Sotto l'occhio rotondo del tuo cielo, venti le chiese della comunità, la battaglia al Ponte della Rosa, il Tanaro, che per errore non è il primo d'Italia, e il Museo della Poesia, che mi ha adottato e promosso poeta. E adesso, che ho scavato nella tua storia, mi sdraio anch'io nel tuo presente e vivo della tua sostanza. Sei sempre grande, bravissimo.